Naturalmente, mentre si guarda lontano, è molto importante concentrarsi sui passaggi attuali e sui passaggi attuali lasciatemi fare un paio di considerazioni finali, qualcuna più legata a questa parte del mio portafoglio, quella appunto legata alla tassazione, e qualcun'altra legata all'altra parte, legata quindi alle questioni economiche, macroeconomiche e del recovery fund. Nell'ambito della tassazione, credo che vada sottolineato che noi abbiamo preso qualche decisione anche, diciamo così, di emergenza rispetto alla crisi della pandemia. Abbiamo sospeso i dazi doganali e l'IVA sull'importazione da paesi terzi dei dispositivi medici e di protezione, e soprattutto ci stiamo preparando per esonerare, nel senso che lo abbiamo deciso, ma lo metteremo in atto quando questa cosa diventerà ovviamente reale, ci stiamo preparando a esonerare completamente dall'IVA i vaccini. Questa esenzione resterebbe in vigore almeno fino a quando l'OMS non dichiarerà la fine della pandemia.